Ufra. Ma ancora così stai? Dai, vestiti che dobbiamo uscire. Guarda, è successa una cosa. Che è successo, dimmi? Ma stai bene? Ma il problema sarebbe l'orsacchiotto di peluche. Non guarda all'orso, guarda il post-it. E vabbè, Fra, ma che c'entra? È un bigliettino. Cambiano, Tomè, cambiano. Ma che mi stai dicendo? Non capisco. Non ci credi? No. Vabbè. Vediamo subito. Vediamo. Girati. Mi posso girare? Sì, sì, sì. Sì. Come mi spieghi? Vabbè, ma c'è qualcuno. No. C'è Chiara. No, siamo io, te e l'orso. Non ci credo, Fra. Non è possibile. Continui. E io continuo. Giriamoci. Vai. Ma. 5 secondi. Vai. Vai. E ora? Non si staccavi più un cazzo! Non c'ha senso! Può essere Sara. Sara, che dopo che tu futtiste e poi abbandonasti? È passato troppo tempo, è impossibile. Assurdo. Urs, i russi. No, no. La crociera per l'Artico è assaltata. E manco m'hanno chiamato. Vabbè, ma che c'entra? Ma allora? Perché pensi che c'entra io? Perché l'orso era indirizzato a te! Perché i post-it sono per te! Fra, io sono qui per te. Ti voglio bene. Io sono qui per te. Va bene. Vede, vede. Ma che fine avete fatto? Sono ore che vi aspetto. Calmati. Che è successo? Entra. Ora che è successo? Aspetta. Dov'è lui? Non ha trovato ancora la soluzione. No. Ma basta, l'hanno licenziato, ha 30 anni, su, deve farsene una ragione. Sì, amore, ma non c'entra. Stai diventando pazzo anche tu. Ma che dici? È il mio migliore amico. Gli voglio un mondo di bene. Lo so, lo so. Ma digli qualcosa, parlaci. No, non posso. Lo psichiatra ha detto che ha bisogno del suo tempo. Bisogna lasciarlo fare. Dobbiamo aspettare. Io non lo so. Che fa? Che significa quello che fa? È solo ozio. È solo ozio creativo.